4 maggio 1979. Margaret Thatcher viene chiamata a ricoprire la carica di primo ministro del governo inglese. È la prima donna nella storia della Gran Bretagna a ricoprire tale ruolo. Dal 1975 era la leader del partito Tory, i conservatori britannici. Il suo programma si fonda sulla lotta al declino economico britannico e sulla riduzione del ruolo dello Stato nell'economia. La cura thatcheriana consiste nella deregolamentazione dei mercati del lavoro e del capitale e nella privatizzazione di molte delle industrie nazionalizzate. La Lady di Ferro si dimette volontariamente nel novembre 1990, in piena crisi del Golfo, soprattutto a causa di alcuni contrasti sorti nel partito sulla sua politica fiscale e sul suo euroscetticismo. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. Margaret Thatcher muore a 87 anni l'8 aprile del 2013. Lei